Buonasera, Riccardo Celòmi, un pittore erede in qualche modo di una dinastia di noto spessore. Signor Celòmi, ci può parlare gentilmente della sua poetica? Buonasera, allora la mia poetica, diciamo che dopo aver sperimentato su più fronti e su più diciamo, linee di fra virgolette, ispirative, mi sono dedicato ai paesaggi. Credo che il paesaggio sia una rappresentazione, non dico divina, ma della natura la più alta, quindi è quello che a cui aspiro come pittore. Benissimo. Dal punto di vista invece prettamente estetico, che cosa ci può raccontare? Dal punto di vista estetico, io cerco di curare al meglio la pittura, non solo dal punto di vista estetico, ma anche dal punto di vista, diciamo, tecnico. È una mia, se vogliamo, direzione obbligatoria. Vengo da una famiglia, come appena detto, di pittori che dal 1851 si passano il testimone dell'arte, della pittura, quindi ho questo forse limite di badare molto alla tecnica e l'estetica, diciamo che è una conseguenza della tecnica. Le chiedo ancora una cosa, signor Celòmi. Proprio nella sua estetica, in ciò che rappresenta, c'è una certa varietà, sia in termini di stile che in termini di soggetti. Ci può dare qualche indicazione da questo punto di vista? Sì, diciamo che ecco, avendo sperimentato molto nella pittura, credo di essere anche dal punto di vista pittorico molto eclettico. Adesso voi vedete un paesaggio, ma la mia pittura si rivolge, è a 360 gradi, è sempre nuova e quindi diciamo che cerco di non annoiarmi mai e di trovare sempre giovamento in quello che faccio. Quindi una volta faccio il paesaggio, un'altra volta mi dedico a un nudo di donna, altre volte ancora ad altri soggetti. Quindi per non annoiarmi, per essere sempre, diciamo, divertito dalla mia pittura rivolgo la mia attenzione a più cose. Quindi una produttività molto vibrante, sicuramente incentrata su quella che è la ricerca, la sperimentazione, Certo, attraverso certo. una maestranza tecnica molto molto importante. Sì. La ringrazio, signor Grazie Celòmi. a lei, grazie.